Signore e signori, buonasera a tutti. Siamo nella biblioteca di Rue Volciano, dove l'Unione Sportiva Leonessa d'Italia 1903, insieme alla presidente della biblioteca Elisa, hanno allestito l'evento Motoventura. Indovinate chi è? Soprattutto un robot che è un GPS in mano. Dopo qualche chilometro ti perdi orientamento, non sei più bene o male da dove è il nord e il sud, però con un po' di esperienza inizi a capire la tua ombra, dove è il nord e il sud, dove nasce il sole. Serve un po' di esperienza prima di essere dei buoni piloti. Soprattutto quando ti trovi la strada giusta e non sbagli niente, è un'emozione veramente grande. Alessandro Botturi, piloto di Salerno, e con noi Alessandro. Allora, cosa si risveglia in te vedendo questo filmato? Hai voglia di andare in moto un po'? Ma sicuramente sì, poi ho un bel ricordo perché Marzuga 2015 e soprattutto vedere il podio mi ha fatto un po' impressione perché sia Farrés che Svitko negli ultimi 2 anni, Svitko ha fatto secondo nel 2016 e Farrés terzo quest'anno.
sicuramente questo qua è un po' il rammarico che ho da qualche anno, però vabbè, ho portato voglia da combattere, da battagliare, e mi ha dato fiducia anche per quest'anno, anche se ci organizzeremo con un piccolo team italiano con supporto ufficiale di Yamaha, e mi hanno lasciato carta bianca per poter fare ancora degli ottimi risultati. Sempre bello rivedersi le immagini, una gara veramente complicata, sofferta, perché alla fine fino all'ultimo non si sa mai come può finire, perché le classifiche sono veramente racchiuse in pochi secondi. Quell'anno mi ho vinto per 52 secondi su Farrese, un minuto 40 su Svitko. A maggio ci sarà di nuovo una bella edizione, speriamo di essere ancora tra i protagonisti. Benissimo. Abbiamo qui diverse testimonianze che poi vedremo, diversi modi di vivere la Dakar, parliamo di Dakar questa sera, per cui tu, ufficiale Yamaha, pilota ufficiale, vedi la competizione, la gara in modo totalmente diverso dal, diciamo, dall'amatore, da quello che poi si allena nei ritagli di tempo pur lavorando, specialmente per chi corre come Livio nella categoria Malemoto, per cui si fa tutto da solo, anche l'assistenza, modo diverso anche da come l'ha vissuta Bruno Birbes negli anni 80 da privato, per cui sicuramente erano gare diverse, con percorrenze diverse, prove speciali molto diverse, adesso sono forse più corte, molto più veloci, molto più combattute, proprio quasi a centesimi di secondo, mentre una volta si parlava addirittura di minuti, di mezz'ore, forse anche di ore, e diversa ancora da come l'ha vissuta Loris nella sua esperienza con la Pandacara, addirittura che è stata una grande scommessa con questa auto così poco performante, finire una gara così lunga e così massacrante. Cosa vuol dire essere piloti ufficiali? Sicuramente hai interpretato giusto la differenza, perché sono gare, nonostante la stessa gara, però sono gare completamente diverse, perché dei team ufficiali c'è pressione, le case veramente stanno investendo tanto, pensa che in Yamaha come in Honda KRC è il secondo progetto dopo la MotoGP, hanno fatto un team tra il confine con l'Olanda e Yamaha, in parte alla MotoGP ci sono 25 persone che lavorano al progetto, e sicuramente per un investimento importante per loro, usciranno delle moto nuove derivate, tra parentesi derivate, però sicuramente di estetica, con un nuovo T7 che in teoria dovrei portare al debutto, forse la Wasabi Classic, sarebbe una bella cosa. L'obiettivo è quello, nel senso, se è pronta prima la porteremo al P-Tour, se non è pronta non sarà pronta alla Wasabi Classic. Questa cosa sicuramente è una bella cosa. Honda ha fatto l'Africa Twin e interessa anche delle marche verso la Dakar, è molto importante, c'è molto risveglio di questo sapore di avventura, tutto, e come detto è importante. Come detto prima, sono due gare completamente un po' diverse, nel senso c'è l'amatore che parte per finire la gara, per avere una moto consistente, meno problemi possibili a tutti, e la nostra moto, soprattutto il ruolo che ho ricoperto io in questi anni qua con Yamaha, era molto di sviluppo sulla moto, di lavorare, di cercare di migliorarla, e la rottura è sempre dietro l'angolo. E poi io sono uno che se c'è qualcosa di pezzi che non va bene, non so come mai capita sempre sulla mia moto, però vabbè, dai, quello lì è un po', non sono molto fortunato su quel lato lì, anche quell'anno con Marzullo l'ultimo giorno stavo accendendo la moto quella mattina, non voleva proprio partire, alla fine una centralina che tutto l'anno non ci ha mai dato un problema su quattro moto, quel giorno ci ha avuto un problema, però vabbè, dai, alla fine è bello anche soffrire prima di ottenere un risultato. Allora, mi prometto, tanto non ci sente nessuno adesso, qui mi girano. Allora, abbiamo parlato diverse volte dei tuoi ultimi anni alla Dakar, della sfortuna, dico no, ma il Bolt è sfortunato, c'è questo mito da sfatare, qui là. Allora, noi diciamo,
appassionati pensiamo una cosa, la Yamaha ti ha un po' usato, tra virgolette, parliamo usato in modo positivo, dai, perché comunque ti ha fatto fare da tester a una moto che forse non era ancora pronta per fare la Dakar. Infatti la maggior parte delle volte ti sei ritirato, perché comunque la parte adesso è l'ultima che sei caduto e vabbè, ci può stare, ti giochi i primi quattro jolly nella prima ora e dopo da lì in poi è tutto buono, però comunque tu sei servito alla Yamaha per fare lo sviluppo della moto, per cui un po' di rammarico forse c'è per aver buttato via tra virgolette e aver, hai fatto fare esperienza alla Yamaha un po' sulla tua pelle negli ultimi anni, un pochino di rammarico c'è per questo, perché se tu avessi avuto la moto che avevi quest'anno già 3 o 4 anni fa, vabbè che con il secolo in mano non si va da nessuna parte, però un po' ci hai pensato questo fatto. Sì, sicuramente come hai detto Yamaha rientrava in veste ufficiale negli ultimi anni alla Dakar, io sono arrivato proprio il primo anno che Yamaha rientrava ufficialmente, sicuramente la moto era ancora da testare, da migliorare, sapevo quello che andava incontro perché meno male si sa che quando corri con una moto nuova come è successo a Barreda negli ultimi anni, nel senso secondo me il pilota più veloce e più forte, però ho dovuto sempre abbandonare per problemi meccanici, si sa, è brutto da ammettere, è brutto da dire, però si spera sempre che la moto non succeda niente. Io ho un rammarico in più di quest'anno perché alla fine la moto era veramente competitiva, poi sono sensazioni che quando un pilota, uno sportivo così si sente dentro, i primi giorni sono partito veramente non volendo strafare, ma stavo con i primi bene, nei 10 tranquillamente, il secondo giorno ho sbagliato 25 minuti, 20 minuti di penalità, però alla fine ero ancora 16esimo nella generale, quel giorno lì quando sono caduto veramente mi sembrava di non sforzare più di tanto un passo, mi ero fermato all'inizio con Monleon che era caduto, ho dovuto fermarmi 14 minuti perché c'è anche questo obbligo che quando un pilota è a terra il primo e il secondo pilota si fermano fino a che non arriva l'elicottero o il soccorritore, non può lasciarlo solo, e mi toglievano 14 minuti e 40 e quella tappa ero terzo, 27 km dalla fine della speciale, sarei rientrato in classifica, iniziavano le tappe che mi piacevano la navigazione e tutto, però vabbè, guardiamo avanti, avevamo una possibilità che mi ha dato Yamaha per potermi diciamo rifare, battiamo duro anche quest'anno, è sempre stata nella mia filosofia accettare sfide, sono stato in KTM 7 anni quando facevo enduro, che sono andato nel 99, che KTM era fallita, e guardo dove è arrivata, sono stato in Aprilia, sono stato in Londra, sono stato in tante case ufficiali e mi è sempre piaciuto le sfide, soprattutto quando c'è motivazione, io ho visto che Yamaha veramente una motivazione grande, vedi che anche l'Ignaris che è responsabile della GP telefona, messaggia, vuol sempre sapere tutto come procedono i lavori e secondo me sono soddisfazioni veramente che belle. Poi adesso ci ho promesso che ci porta la nuova Yamaha T7 in anteprima mondiale alla Valsabbia Classic, ragazzi, avremo gli elicotteri che girano sopra il Bolzano di sicuro. Un grande applauso per Alessandro. Andiamo con il secondo competito. Alberto.
pilota ufficiale Leonessa Italia 1903 Emilio, categoria maglia motro, a cui senza assistenza. Livio, eccoci qua. Allora, innanzitutto raccontaci come stai di salute, dai. Dopo l'epilogo alla Dakar, che l'abbiamo vissuta insieme fin dall'inizio, fino a 6 mesi prima di partire, siamo ancora qua. Buonasera a tutti. Sì, infatti, come dice Donato, quest'anno la mia Dakar non è stata proprio la Dakar che si pensava. Purtroppo io metterò in considerazione che può succedere anche questo. Io quest'anno sono partito male fin dal primo giorno, ho avuto dei grossi problemi in oie meccaniche. Andavo talmente in rilento che non avevo considerato che mi potesse succedere appunto di cadere e farmi anche del male. E purtroppo è successo la 10ª tappa, ormai ero quasi convinto che di riuscire a portare a termine, nonostante tutte le rogne che c'erano anche quest'anno. Una gara per me molto impegnativa, perché dal fatto che a Malmotor non è da paragonare sicuramente alla gara che ho fatto lo scorso anno, non è da paragonare alla gara che fa Alessandro, sono due cose totalmente diverse. E penso che anche Loris ha fatto una gara ancora diversa da quella che ho fatto io e da quella che ha potuto fare lui. Lui l'ha fatta con un mezzo che era una scommessa. Io l'ho fatto con un mezzo molto valido, uno dei più, penso, blasonati che ci sono sul mercato. Purtroppo sono verificati dei grossi problemi e niente. Poi è successo quel che è successo, così, questa caduta che mi ha un po' compromesso, perché ancora adesso non sto andando in moto, sto ancora recuperando. Ho avuto dei grossi problemi alla schiena e soprattutto un polso che non riesco a sistemare. Tutto sommato la voglia di tornarci c'è, penso che se riesco a riprendermi anche nel 2018 sarò là. Mi ha tirato uno sguardo tuo amore. Allora, Livio, la nostra avventura è iniziata quando tu sei venuto a trovarci al motoclub e hai detto: vabbè, io vorrei fare la Dakar, però chiaramente l'anno scorso mi sono autofinanziato, e ricordiamo che ha dei costi chiaramente abbastanza elevati, sia partendo dall'iscrizione in poi, e dici: vabbè, io la mia Dakar l'ho fatta, l'ho finita, mi sono autofinanziato, non avevo intenzione di farne un'altra, però è un po' come una droga, no? Tutti quelli che sono qui sul palco lo sanno, e mi piacerebbe rifarla, però se io trovassi un aiuto. E allora da lì poi è partita la nostra collaborazione, abbiamo trovato gli aiuti e siamo riusciti a mettere in piedi tutto il cinema per partire. Tu ti sei allenato duramente, vediamo qua i tuoi allenamenti notturni, perché ricordiamo che Alessandro è un ufficiale, è il suo lavoro, giustamente lui si può allenare di giorno, la mattina va in bici, il pomeriggio va a fare i massaggi, poi va in palestra, poi è un lavoro vero e proprio, con i sacrifici che comunque competono a un pilota ufficiale. Tu sei un amatore, tra virgolette, e oltre al lavoro di notte devi fare quelle robe lì, vai su e giù dal Guglielmo di corsa, quando nevica, quando piove, quando fa freddo, è un sacrificio per te e anche per la tua famiglia, chiaramente, perché devi togliere tempo, il tempo che ti rimane da stare in famiglia lo devi togliere anche a loro, per cui un doppio sacrificio. Poi tu ti sei inventato quest'anno di fare la Mammoto. Che cos'è la Mammoto? Beh, inventato, non l'ho inventata io. Diciamo che l'ho sempre vista così la Dakar e credevo che la Dakar fosse questa, e lo credo ancora adesso, e nonostante, come ripeto, sono due gare totalmente diverse. Io l'anno scorso, forse un po' di presunzione, mi paragonavo a quelli che facevano la Malmotò, quei tempi e roba del genere, ma non è la stessa cosa. Innanzitutto, se devi essere un gran fortunato, e lì di fortuna ce ne vuole tanta, non avere problemi, perché il minimo problema che hai inizia a diventare, te lo tiri dietro e diventa tutta una rogna. Quello può succedere anche in un team, come può
può essere quello di Alessandro, una caduta, inizi a avere dei dolori, non essere più al 100%, diventa, dai tiri dietro per 14-15 giorni, diventa un problema. Tanto più se anche la moto ha questi problemi e non hai nessuno che ti può aiutare, diventa una catastrofe. Perché io specialmente quest'anno, dopo 50 km, ero già a piedi, cazzo, pensare che dovevo fare 9.000 km, così ho detto. Però non mi sono dato... ci ho creduto e tutti i giorni portavo avanti, arrivavo a sera, facevo quello che potevo fare e tutti i giorni mi ripromettevo di riuscire ad arrivare a fine della tappa successiva. E stavo andando anche, le cose stavano anche filando. Io ero in Italia chiaramente e ti seguivo in diretta. Pronti via, partono, che bello, dopo 6 mesi ti siamo incontrati tutti i giorni, e sponsor, e chiama questo, chiama quello, prepara la moto. L'abbigliamento sono andato a ritirarlo il giorno prima che partisse a Marostica, perché hanno fatto fare le divise nuove, la Brema. Vado su dall'artigiano a ritirare l'abbigliamento, glielo consiglio, ho ritirato anche quello del Volto tra l'altro quel giorno lì, perché anche lui è pilota Brema. Prepara tutto, pronti via, partono. Io col computer ero in montagna in vacanza e subito io non ci pensavo a vacanza, pensavo a Tegella. Dopo 50 km leggo un problema, c'è una specie di marmellata nel radiatore, e allora lì scattano tutte le ipotesi: cosa gli è successo, gli ha messo dentro qualcosa, cosa è successo. Alla fine che cos'era successo al motore? L'avevi appena fatto fare nuovo? Allora l'ipotesi è stata che io ho fatto rifare il motore, come tutte le cose, sempre all'ultimo momento, non c'è stato tempo di provare nulla. Ci ho provato 50 km, proprio un piccolo rodaggio qui prima di partire, poi l'ho portata in Francia alle Havre, la moto è stata imbarcata, e come sono arrivato là, primo giorno pronti via, è successo questo problema, perché c'era la temperatura alta. Qui l'ho provata, anzi, pioveva anche sempre quei giorni lì, cioè non sono proprio riuscito neanche a mandare in temperatura. Là, come abbiamo fatto questo piccolo trasferimento, limite velocità 120 all'ora, lo fai a 120, 118, temperature erano alte perché erano 45 gradi, forse anche di più, l'umidità bestiale. Subito la moto è andata in ebollizione, ma tra l'altro la roba strana è che non usciva liquido classico del radiatore, ma usciva tipo un gel. Lì anch'io sono rimasto un po' perplesso, non ho pensato che fosse entrato l'olio del motore dentro il radiatore, perché ho sempre visto sbiancare, diventa questo gel. Ho pensato subito che avessero sbagliato a mettermi dentro un liquido, perché già avevo, era un liquido strano che c'era dentro il radiatore. L'ho chiesto più di una volta, l'avevo chiesto al meccanico che ha fatto il motore, ma è tutto tranquillo, è apposta. E niente, convinto che fosse lì il problema, ho detto c'è da fare il prologo 35 km, ho detto lo faccio pian piano, come esco mi fermo un distributore, lavo tutto il circuito con una canna un po' di potenza, con l'acqua, e rimetto l'acqua, sono a posto. Invece il problema era un altro, è che l'olio del motore passava proprio nel circuito di raffreddamento, e come spingevi un attimino che andava in pressione, usciva l'olio e entrava di là. Fortunatamente non era l'inverso, era l'acqua che entrava lì, sennò l'hai spaccato subito. Però sai, anche lì c'erano 400 km subito di trasferimento da fare, senza acqua, temperature alte, ero sempre fermo, un po' di olio, un po' di acqua, tira fuori, stacca, lava, risciacqua. Sono arrivato a fine tappa il primo giorno, poi lì subito sono andato in KTM, ho spiegato, cambia il paraolio, mi ha dato il paraolio dalla pompa, pensando che potesse essere da lì che uscisse, però il dubbio c'era che non era lì. Probabilmente sono stati accoppiati male i carter e c'era un passaggio della termica che comunque passava, quando si alzava la temperatura passava l'olio e andava. E ho fatto praticamente, comunque motore KTM, ho fatto 10 giorni, ho fatto 10 giornate, così quasi 8.000 km, l'acqua c'era sì e no, e l'olio sempre a raboccare, a volte ne mettevo anche 4 etti, perché in speciale non è che mi fermavo ogni 50 km, no, pian piano. Però per raccontarla anche giusta, no, come è andata, perché alla fine lei non ti squalifico. Oh, dai, ho avuto anche un bel aiuto dalla KTM la prima sera, però dopo il resto ho dovuto farmelo da solo. Vabbè, dai. Metti qualcosa nel motore, va.
Ma tu ero là, ero proprio vicino a quella KTM, era là che tornavano. Anche la KTM si ammazzava tutto, perché vedi che non è. No, perché dicevo sempre, cazzo, dai, questo Yamaha, devi prendere una KTM se vuoi finire. Primo giorno arrivo, faccio già un buco così, a un certo punto scendo. Gli chiedo al mio meccanico Mauro, ma visto la classifica, il Livio come è andato? Lascia stare, guarda dove, e l'ha seduto sul furgone, e l'ha seduto sul furgone della Yamaha dietro, e mi ha detto, cosa fai qua? E mi ha detto il meccanico della KTM, non farti vedere, perché doveva fare un tagliato la moto. mi hanno prelevato la moto, mi sono portati via la moto, i quattro meccanici, quelli... sono attaccati, in 5 minuti l'hanno smontata tutta, però erano l'avviato sopra, si hanno aperto il motore, aperto e chiuso. Poi tra l'altro c'erano i commissari che giravano, coprivano i numeri con un telo, sembrava essere in sala operatoria, dicevo te vai via. In giro c'era il commissario che cercava me, perché te quando entri, quelli che fanno a mano tu hanno un piccolo recinto, diciamo, dove restano isolati dagli altri, e ci sono dei commissari che ti tengono sempre controllato, perché sennò chiunque potrebbe controllare la moto e toccarla. E io, come sono entrato, non sono andato lì, giustamente sono andato subito da KTM e là ha fatto questo. Però loro si erano accorti che ero entrato, quando consegni la tabella, erano in giro a cercarmi. Ovviamente sono arrivato, ormai ero andato via dal camion, spingevo la mia moto. Dall'esperienza che hanno quelli della KTM, perché tanti anni ormai che la vincono, e se l'erano tolto il muro davanti del cupolino e le due fiancatine, non so come mai, c'erano su una coperta per non far vedere il muro. L'ho spiegata là, ho detto zio Pino, ma il commissario è proprio stupido. Il commissario girava lui, c'era la moto della Laia, c'era la moto di sdraiati in terra, altre due moto, quella di Toby e quella del... e non sono accorti di niente. Comunque, io non so voi, però adesso siccome ho seguito tutte le sue sofferenze, voi pensate, dopo un anno che vi state allenando, la notte, andare su e giù di corsa dal Guglielmo, le moto, le cose, gli sponsor, trovare gli aiuti, fare di tutto e di più, arrivi là pronto per farla da Dakar, dopo tutte queste sofferenze, aspetti proprio quel momento lì, dopo 50 km ti trovi ad avere questa difficoltà. Cioè, uno normale brucia la moto e dice basta, io qui non ci vengo più, perché non è possibile poter resistere a uno stress, ma non solo per via dell'utilizzo della moto, ma proprio a livello psicologico. Mi immagino cosa tu possa aver provato in quei 10 giorni. Ah, non pensate di tutto, però ero talmente... Allora, uno che va a farla da casa, secondo me, un consiglio che posso dargli è crederci, cioè devi essere determinato a 200%, se no stai a casa. Lì tutti i giorni possono succedere problemi, inconvenienti, però Sandro lo sa meglio di me. Cioè, quel giorno che ti senti fuori perché magari tipo lui ha saltato un waypoint, che a un certo punto sono lì che se la giocano, come dicevi te, un secondo, due secondi, escono in tre assieme nello stesso minuto, lui ha preso 20 minuti e dice cazzo, sono qua per fare la classifica, sono fuori. Invece non è così. Vuoi che arrivi la sera, hanno tolto per qualche cagata proprio quel tratto lì e te ti ritrovi di nuovo a aggiustarsi. Il mio discorso era diverso perché era la moto, però vuoi che comunque mi è girata anche giusta, perché quest'anno si partiva in Paraguay, primi due giorni quel caldo lì, poi siamo passati in Bolivia, una settimana c'era la neve, freddo della Madonna, e io senza acqua, bene o male, mi ha aiutato tantissimo questo, perché la moto non andava in ebollizione. Io andavo tranquillo, però sono stato aiutato, i problemi sono andati quasi a scomparire, tolto che rabboccare un po' l'olio, andavo da Dio. Sono risorti quando sono arrivato, che siamo tornati in Argentina, iniziano le temperature a salire, difatti il giorno prima che mi fermassi, era di nuovo, sono stato un problema, cioè arrivavo la sera, ero pieno di olio fino qua, cioè ormai l'olio usciva ovunque, è sempre a rabboccare, cioè nell'entrare di nuovo nelle temperature alte, esplodevano. Però ti dico, lì era, quando mi sono fatto male, la terza ultima tappa era forse l'ultima che restava dura sia di navigazione, anche come terreno, come tipologia di guida. Dopo quella probabilmente sarei riuscito a arrivarci anche al traino, penso, perché erano sterrati. Io ho fatto il mio conto che male che vada mi faccio trainare da un po',
la finisco ormai, mancano due giorni, l'ultimo è inesistente, e invece è successo quel che è successo lì. Tra l'altro quel giorno lì era l'unico giorno che stavo andando anche abbastanza bene, ma non per merito mio, nel senso che era talmente complicato che chi voleva viaggiare un po' più forte continuava a fare errori e saltare waypoint. Io andavo talmente tranquillo, meno male li avevo presi tutti, e nel mio piccolo era andato l'unico giorno che sono andato abbastanza bene. Però è così, allora, comunque l'importante è essere super determinati. Comunque quando diceva mentalmente cosa fa la Dakar, a me l'anno scorso, al secondo giorno, mi sono rotto il polso, legamento, scafoide, ho fatto un po' di danni. E ti dico che ero talmente convinto che sono andato a fare subito, mi hanno fatto la lastra così la sera, dicevo no, ma intanto ho visto male, non è rotto. E sono andato avanti 10 giorni col polso rotto, dopo altri giorni alla fine ho dovuto abbandonare perché ho rotto la moto, però ero lo stesso di 10 e tutto. Ed ero talmente convinto che quando sono arrivato a casa sono andato a farmi vedere dal Borelli e mi fa la risonanza e dico no, ma adesso sono guarito, mi fa ancora un po' male, ma è a posto. Quando me l'ha visto non ci voleva credere, mi ha detto sì, ma sai che devo aprirti il polso, devo rimetterti assieme alle ossa, devo metterti dentro i chiodi, attaccarti il legamento di qua di là. Te mi ha detto te per 6 mesi scordatela la moto. Però io mentalmente ero guarito. Tu ti parla da casa. Pietra grossa così che è ancora adesso e l'ha messa nel santuario là, nel paese dove è caduto, è qui in piedi, per cui lui proprio non fa testo. Però c'era una persona che era con te, che era la tua ombra, con cui io ero in contatto, e quando ti è seduto ti è Paolino. Dove sei Paolino? Non c'è? Allora il famoso Paolino, che era il tuo uomo ombra, io ero in contatto con lui. Il giorno che sei caduto stavi andando veramente molto bene, tra l'altro, nonostante tutti i problemi. E cos'è che è successo? È successo quello che non doveva succedere. Vuoi sicuramente la stanchezza, perché anche quella conta tanto. Cioè, te non ci pensi, perché come adesso ti posso dire, sono entrato, mi ricordo, in sto careggia del camion, che era una careggia fonda da 70-80 cm. Mi ricordo che sono arrivato in fondo a questo rettilineo, imboccavo sto curvone e nel rettilineo non c'era niente di segno. E davanti mi aveva passato il primo lì che ha vinto del camion, il russo, e aveva fatto il refueling, è entrato proprio davanti a me nel secondo tratto che non è entrato, l'ho lasciato andare perché c'è un polverone, e avevamo fatto 70-80 km e iniziamo a avere di nuovo la polvere. Quando sono entrato in questo curvone ho pensato, mi dico, cazzo che solco, cioè era una roba così. Cioè arrivavo un rettilineo, niente, nessun segno, cazzo di colpo queste due careggia del camion, ho preso quella interna, io non ho visto né buca, né sasso, cioè secondo me non te l'aspetti, mi sono trovato con la moto così, per aria, poi non so, ho cercato a tenerla un po' a destra, un po' a sinistra, e mi ricordo che mi spreggevano in parte massi, piante, le vedevo, e l'ultimo pensiero mi ricordo stare attaccato e riuscire a scivolare sulla pista, e il mio pensiero era quello, l'importante non era andare a sbattere. Invece probabilmente è successo, perché non mi ricordo, però quando mi sono svegliato c'era già l'elicottero e mi aveva già messo in parte, probabilmente sono andato a sbattere da qualche parte. Però sicuramente questo è anche dovuto alla stanchezza. Io in quel periodo lì, un po' per i problemi nella tappa che hanno tagliato, che non sono arrivati i cani all'assistenza, sono arrivati tardi, poi avevo questi problemi, mi fermavo sempre 2-3 ore in più a dietro la moto, andavo a dormire tipo alle 2 di notte, alle 4-4:30 ero in piedi, e alle 2-3 notte che facevo questa spola, perciò poi che comunque a mettere col senno di poi avrà contribuito sicuramente anche questo, la stanchezza, 10 giorni inizi a accumulare. Anche se sei determinato mentalmente, comunque è la cosa che ti prova di più. Perché il pensiero di cadere, il pensiero di rompere la moto, il pensiero che avevo già io comunque di questi problemi, che dovevo riuscire a tenerla assieme, mentre andavo pensavo a cosa potevo fare, come trovavo un posto dell'acqua, roba del genere, era sempre un continuare a ragionare su quello, e quello ti porta anche a distrarti da quello che era sicuramente la guida. E dopo, sicuramente se non fosse successo sarebbe stato meglio, sarebbe qua a raccontare qualcosa di più bello. Però la classifica non contava niente, cioè non è che
ti ripeto, non è che sono caduto perché stavo cercando di recuperare qualcosa, perché non guardavo neanche la classifica, ero talmente indietro che è successo perché doveva succedere probabilmente. Dobbiamo mettere un po' in conto. Dopo ridiamo anche la pandemia. Grazie Livio, un grosso applauso. I just came across my good mate, David Thomas. Oh, me even judge. I just scammed him with around the corner. The white man, and he's on my leg and broke it. Stop. He's so lucky, man. Thank you.
chiocchio. Esatto. Dietro però del tram. Loris Calvini. A parte la Porsche che comunque è un'auto performante, ma a noi ci intriga molto il discorso della Pandacar. Raccontaci come è nato questo progetto e quali difficoltà maggiormente avete avuto, perché so che ce ne sono state parecchie quest'anno con la Pandacar. Allora, il progetto nasce da Fiat nel 2007, quando Fiat ha voluto fare la Pandacar, che è questa rossa, che correva Miki Biasion su una e Brunossoli sull'altra, e volevano terminare questa gara con questa macchinetta. Panda non è riuscita nell'intento. Io nel 2007 ero alla Dakar con un mio amico che è Giulio Verzelletti e abbiamo visto questa macchina. L'anno dopo torniamo a casa e Giulio contatta Fiat e chiede informazioni su questa macchina. Fiat ha detto che ha abbandonato il progetto e Giulio gli chiede di ritirare questo progetto per poterlo continuare. Quando gli ha detto di sì, gli ha venduto, diciamo, il progetto. Però il progetto era l'inizio di questa evoluzione, la macchina era ancora era veramente molto distante da quella che vedete qua di fuori. A che Giulio mi contatta e mi dice: Loris, te la senti di prendere in mano tecnicamente il progetto e di portare avanti l'impresa che loro avevano cominciato e non erano riusciti a finire. Va bene, io e quell'omino che ce l'ha, Iuri, che è il mio braccio destro, e abbiamo deciso di fare questa scommessa. È stata veramente una scommessa. 7 anni di lavoro, notte e giorno, ininterrottamente, prove su prove, test su test, fino a che 2 anni fa abbiamo sfiorato da Dakar alla 13ª tappa e ci siamo ritirati per un problema di assistenza. Avevamo 2 camion che seguivano la macchina si è rotta in pista, il camion si è ritirato la notte prima perché non era riuscito a restare nei tempi di gara e noi siamo rimasti dentro con la macchina senza di camion. Quest'anno invece abbiamo usato questo camion che c'è qua di fuori con dentro una Panda smontata a pezzi dentro e seguiva fedelmente la macchina e dopo 60 ore ininterrotte di gara, 60 ore
qualcuno possa dire 60 ore di, no, di gara. Io l'ultimo giorno che ero in gara, quarto, che poi sono caduto, sono partito la mattina, cioè perché il giorno prima finiva la speciale, facevo il trasferimento a scendere dalla montagna, il giorno dopo risalivo da questo trasferimento, partiva da destra la speciale, andava dall'altra parte, stavo salendo, erano 4:30 la mattina, cazzo, vedo un pandino e il camion dietro, mi sono detto di me. Che calvario, quando stavo uscendo dalla speciale, ho detto, cazzo, mi sa che neanche quest'anno non la finisco. Dopo qualche ora non l'ho finita io, non lo so. Questo è quello che si diceva prima, non bisogna mai mollare, ci devi credere fino in fondo, devi soffrire, stringere i denti. E comunque alla fine della storia, quest'anno abbiamo, sull'esperienza di 2 anni fa, abbiamo fatto ulteriori modifiche, ulteriori test, dopo sai, più vai avanti, più lo step si alza, fino a che quest'anno siamo riusciti a terminarla. So che l'Elisabetta Caracciolo vi ha aiutato perché con la direzione a gara volevano squalificarvi per il discorso che eravate fuori tempo piuttosto che sì, e riuscite a intercedere che poi vi hanno riammesso. Sì, perché il problema è stato che di notte noi arrivavamo talmente tardi che non c'erano più i controlli orari, però il regolamento della Dakar decide se tu compi tutto il percorso, che è il punto numero uno del regolamento della Dakar. Se tu compi tutto il percorso, ovviamente arrivando alla partenza del giorno successivo, 30 minuti dopo, hai tempo fino a 30 minuti dopo dell'ultimo partente, tu sei puoi partire. Noi per 3 giorni siamo arrivati in quei 30 minuti. Cioè la roba e siamo arrivati, dunque loro non riuscivano a capire perché noi continuavamo a essere in gara, perché noi riuscivamo sempre ad arrivare all'ultimo momento di partire. Infatti una mattina abbiamo trovato lui e una delle ultime mattine abbiamo trovato lui e l'ho salutato che stava partendo, io stavo arrivando. Un grande applauso alla banda. La grande soddisfazione è stata che ci stanno provando con la Panda dall'85, dunque non è da oggi che stanno provando a terminarla con una Fiat Panda e noi ci siamo riusciti, ma non solo, è la prima macchina italiana che finisce la Dakar, ci hanno provato con tante macchine. Gli ha scritto Marchionne almeno? No, la Panda è ancora lì sporca, ma è arrivata da Ginevra, Fiat l'ha voluta allo stand di Ginevra, secondo di Ginevra, è arrivata 2 giorni fa. Con la regolarità e l'enduro e nel lontano 85 davanti alla televisione vedevo questi, dicevo ma io una cosa così la devo andare a fare perché è una cosa troppo bella, cioè fare le speciali qua da noi da 2-3 minuti, 10 minuti e lì parti 800 km di prova speciale, era troppo bello. Per uno che gli piace guidare in moto è il massimo. Io e mio suocero, copiando la BMW di Rayet, di Gaston Rayet, che l'anno prima l'ha vinta Rayet con la BMW, ci siamo inventati di preparare una moto di questo genere. A quel tempo viaggiavano i bicilindrici, c'erano le Kajiva, le Honda, e le Yamaha, le Super Tenere, quei modelli lì, e abbiamo preparato un BMW più o meno come quello ufficiale che usava Gaston Rayet. Ma il nonno Fatichi ha detto che questa era forse meglio di quello ufficiale, in un'intervista mi ricordo. Effettivamente quando ci siamo presentati al Rally dei Faraoni nell'86, che era proprio questa moto, che ci siamo presentati con la carenatura davanti, è venuto là il responsabile BMW mi ha detto ma voi la moto dove l'avete presa? No, l'abbiamo costruita. Anche ci ho fatto i complimenti perché loro avevano ancora il fanale sul cupolino e noi avevamo già la carenatura. E l'anno dopo la BMW ha fatto la carenatura, sì, come la vostra. Esatto, poi hanno copiato perché poi nella carenatura ci stava dentro quei 2 strumenti che servivano a quel tempo, la bussola e il rollbook.
mentre adesso è diventata più complessa la strumentazione, è diventata più complessa perché la sicurezza è diventata più importante adesso che non a quei tempi. Allora, se poi il pubblico vorrà vedere le moto, potete notare che sulle due moto moderne c'è una strumentazione incredibile, sembra una centrale atomica, dice di tutto e di più, mentre sulla BMW che usava Bruno c'è un semplice roadbook, tra l'altro c'è proprio dentro il roadbook del Faraoni all'interno del... Allora si usava, cioè davano il roadbook per seguire il percorso, avevi due contachilometri, uno elettronico e uno meccanico, e poi avevi una bussola manuale, classica bussola, non da taschino ma era da elicottero, ma era una bussola normale, manuale. E seguendo le tracce del roadbook diceva K30, K40 e portavi la bussola secondo più o meno la direzione, un po' guardavi le strisce, un po' guardavi la direzione e più o meno andavi. E lì ci si perdeva la grande perché stavi via delle ore e ore senza vedere nessuno. Alle tante vedevi in fondo, a lontananza, una polvere, ecco di là dove sono, allora ti puntavi là e riprendevi di nuovo la pista. Sono d'accordissimo che gli strumenti dal giorno d'oggi sono decisamente migliori e anche per la sicurezza, perché quando tu pensi di perdere la pista e sta fuori 100 km, cioè è roba folle. 100 km vuol dire da qua a Milano ho sbagliato strada, c'è una roba. E qua non c'è più questo pericolo perché loro hanno un tracciato, hanno dei point dove poi non posso uscire da un certo corridoio, ma questo è legato alla sicurezza, dove loro non possono fare oltre una certa velocità perché vengono penalizzati. A quel tempo là le velocità erano libere, i motori erano liberi, è tutto libero. Difatti hanno dovuto portare le moto a 4,50, che comunque va forte. E poi il corridoio è quello, esci dal corridoio sei penalizzato. Oltretutto l'organizzazione sa sempre dove sei. Ogni secondo sanno quello che stai facendo, se stai andando o sei fermo. Noi quei tempi là non c'era questo, avevamo una radio balista che se cadevi o ti davi ritirato la lanciavi, cioè l'aprivi, partiva un segnale, ma il segnale non era via satellite, era collegato con un aereo di ricognizione che avevano loro e questo aveva il BB che segnalava che tu da qualche parte eri fermo. Infatti Bruno, se questo non lo beccavi venivano a prenderti. Aldo Winkler si era perso, no? Sì, mio amico Aldo Winkler si è perso, oltre che si è perso, ho avuto problemi, è rimasto senza benzina con la moto, era fuori parecchi chilometri, l'hanno trovato 3 giorni dopo, insieme a dei Tuareg, questi Tuareg gli hanno portato via tutto quando si è fermato, il giorno dopo sono andato là a riportargli di nuovo l'acqua e da mangiare perché hanno capito che non aveva più niente, era messo più male lui che i Tuareg. L'hanno tenuto in vita 2 o 3 giorni, intanto che qualcuno è riuscito a localizzarlo. E in quel frangente lì, io sono testimone, lui ha scritto il testamento in quel momento, cioè mica facile. Cioè sei là in mezzo al niente, dopo 3 giorni, cioè le pensi tutte. Sul foglietto me l'ha fatto vedere, ce l'ha ancora a casa. Lui ha scritto questo, cioè, e si entra in una fase proprio, cioè, era avventura pura, cioè, in tutti i sensi, perché prima che ti vengono a prendere ce ne vuole. Però l'altra volta ci hai raccontato che avete usato voi un Tuareg come navigatore, l'avete caricato dietro la moto, e poi ti perdevi il boccio, non so se detto, il boccio di Bergamo mi chiamava, si è perso. Venite, ho trovato uno che sa la strada, caricato sul Tuareg dietro. Il Tuareg dietro sullo Sheik, no? L'ha perso, gli è andato nei raggi. Tutti in cinema. A quei tempi là abbiamo fatto di tutto quello che era possibile. L'organizzazione ci dava anche atto perché cosa vuoi,
erano le prime Dakar, le prime 10 anni della Dakar, dunque andava tutto bene, più che portare gente in fondo, più che l'avventura diventasse avventura. Poi a un certo punto è diventata, sì, gara, avventura, però è diventata gara e poi la sicurezza, questa è una cosa importante, secondo me. Loro erano difficili le Dakar di allora, ma non sono meno facili quelle di adesso, anzi bisogna mettersi lì a farle, perché al bar siamo tutti capaci davanti a un pirlo o a un bicchiere di vino, ah me che me sa, me terza piena, quarta piena, ma sega, questa è la verità, cioè, essere là, perché quando sei là, cioè, ci sono dei momenti tremendi, cioè, io ho vissuto stati d'angoscia tremendi, ero là io e la moto, quando ho pensato di aver pagato 2,5 milioni per l'Africa Tours che mi dava da mangiare, ho fatto la fila per andare a prendere da mangiare, la fila per le prime tappe c'erano 1,000 persone, e fare la fila arrivo là, mi dicono ma non hai la gavetta, la gavetta, ma il regolamento dice fuori dalla fila prendi la bottiglia, taglia la metà, ritorna in fila, va là e questo in un bidone di 2 litri mette giù un mescolo, mi dà un po' di brodaglia col pane a pucciarglielo dentro e piangevo, pensavo mio nonno a Caporetto la stessa cosa. Un momento là è così, poi quando vieni a casa ci ragioni, no? Dici, cazzo, ma siamo dei dementi. Però l'anno dopo sei ancora là, non so per quale motivo, ma sei ancora là. Un altro piccolo aneddoto e poi mi fermo, arriviamo al campo, benzina, sì, rifornimento 50 km, poi sulla mia moto sono partito, ma non ho pensato ai 50 km. E quando sono arrivato a casa ho detto, beh, 50 km vado a Bergamo, faccio benzina e torno. Adesso ma io l'avevo fatto, cioè, la differenza è questa, che là certe cose le fai perché sei coinvolto in un sistema che è così, c'è niente da fare. E le Dakar di allora erano molta avventura, si correva, ma come dice il Livio, si correva per arrivare, perché sei tu che devi vincere questa sfida. Poi c'erano i piloti ufficiali come Buturi, come Lorioli, questa gente, i piloti ufficiali, correvano per vincere. Però là facevano i distacchi di mezz'ora, il De Petri dava mezz'ora a tutti, quando stava in piedi. Era così. Qua in 30 minuti sono dentro i 20, cioè, questo è il problema. In 3-4 secondi sono di tutti e questa è veramente gara. E poi la tensione che hanno, perché le case gli mettono addosso una tensione che è tremenda, sono sicuro. Di avere la stessa accoglienza che ci avete riservato lo scorso anno alla Bratislava Classic nel vostro magnifico oratorio. Noi, per noi è stato veramente un onore essere accolti e anche aver dato il nostro contributo per la ristrutturazione dell'oratorio. Speriamo di raccogliere ancora più adesioni quest'anno e raccogliere ancora più soldi per poter dare in beneficenza, perché per noi beneficenza sta al primo posto, tutto lo facciamo per passione e non per lucro. Grazie mille. Grazie dato e per una serata per me nuova, perché io non sono molto dentro questo mondo, ma ho ascoltato veramente con molto piacere, ho capito quanta passione, quanto coraggio ci voglia, che io probabilmente non avrò mai, vabbè, ma ognuno c'ha il coraggio nel proprio settore, vero? Ci vuole il coraggio anche ad amministrare in questi tempi. Per cui voi vi ringrazio comunque per una bella testimonianza che mi avete dato. Sai.
Adesso siamo in compagnia dell'assessore allo sport Roberto Crezzini, a cui chiediamo se ha questa passione delle moto anche lui e cosa ne pensa di questo sport e che cosa vorrebbe dire ai giovani appassionati di moto. Beh, sì, io non sono in realtà un vero motociclista, anche se mi piacciono gli sport motoristici e quindi anche le moto, e in quanto assessore del comune di Ravolciano sono orgoglioso di aver ospitato la Valle Sabbia Classic l'anno scorso e di ospitarla anche questo per il 2017. È stato un evento che ha portato una buona risonanza per il nostro comune e ha fatto conoscere il nostro territorio anche a persone che non abitano in questa zona, quindi sono, come vi dicevo, contento di poter ospitare questa iniziativa e spero che vada avanti anche per i prossimi anni con un incremento di partecipanti e di moto presenti. Siamo qui con il presidente della Unione Sportiva d'Italia, Leonessa, 1903, Donato Benetti. Allora, abbiamo saputo durante questa serata che hai acquistato questa bellissima moto che ha partecipato alla Dakar. E che avventura avete affrontato tu e la tua compagna di ventura? Questa moto è sempre stata un sogno per me, perché è stata preparata da Silvio Fatichi, che era suocero di Bruno Birbes, per far correre Bruno alla Parigi-Dakar, al Rally dei Faraoni. In particolare questa moto è arrivata sesta al Faraoni e ha finito una Dakar con Bruno Birbes. E quando io ho visto che era in vendita questa moto non mi sembrava vero, sono corso a Padova e l'ho portata subito a casa e io l'ho presa per utilizzare. Infatti io ho fatto l'anno scorso la Transitalia Marathon, che sono 4 giorni fuori strada, abbiamo fatto 1000 km fuori strada e la moto si è comportata benissimo nonostante la mole e il peso e mi sono divertito tantissimo. Presidente, cos'è che vorrebbe dire alle ragazze che vorrebbero iniziare questa avventura? Magari anche ai ragazzi giovani, ma in particolare alle ragazze, che so che non ce ne sono così tante a partecipare in questo sport divertente ma anche comunque insomma impegnativo per diversi punti di vista. Ma sembra uno sport molto fisico, ma in realtà non è proprio così, nel senso che vabbè, un po' di preparazione ci deve essere, però anche una donna con la moto giusta, chiaramente non con moto di 200 e passa chili come questa, ma con moto più leggere, anche una donna si può divertire con la giusta tecnica e è molto meno pericoloso utilizzare la moto fuori strada che non sicuramente in strada. Siamo col presidente della biblioteca, Elisa, che ha organizzato questo evento insieme al presidente della Leonessa d'Italia 1903. Elisa, com'è stata per te questa serata, questa sera? Che dal primo momento in cui hai dovuto organizzare tutta questa manifestazione, vedendoli arrivare i camion, le moto, insomma, non passano proprio inosservate, e fino ad aver visto questi filmati che ci hanno dato parecchie emozioni. È stata una serata assolutamente entusiasmante, bellissima e molto riuscita. L'idea è nata perché io sono la figlia del vicepresidente del motoclub Leonessa e per cui sono sempre stata nell'ambito motociclistico da spettatrice, fin dalla 6 giorni, quindi fin dal 1997. Quindi da sempre io sento parlare di fuoristrada, di quanto è bella la moto, di quanto ti dà libertà, però non avevo mai approfondito il tema della Parigi-Dakar e soprattutto non avevo mai capito esattamente cosa significasse il termine motoavventura. Lo spunto ce l'ha dato la Valle Sabbia Classic del 2016 e questo lustro, che questa gara, pur se alla prima edizione, ha dato subito un ottimo riscontro di pubblico, di piloti, ma soprattutto l'entusiasmo di questi piloti che, arrivati all'arrivo pur se stremati, ringraziavano e chiedevano di farne assolutamente una seconda edizione. Per cui abbiamo pensato insieme appunto a Donato, quindi al presidente, al vicepresidente e mio papà, di fare
fare una serata che ricordasse e celebrasse la bellezza della moto avventura. E quindi abbiamo messo insieme Valle Sabbia Classic e Parigi Dakar, utilizzando quelli che sono stati i piloti che l'hanno corsa entrambe, quindi sia Botturi che Metelli che lo stesso Bruno Birbes, e poi si è inserito anche Loris Calubini. È stato un inserimento dall'ultimo minuto, ma veramente apprezzatissimo, e ci ha portato appunto la Panda Car, bellissima vettura, e anche il camion col quale lui aveva corso la Parigi Dakar, quindi ci ha dato un ulteriore spunto e ci ha fatto sentire anche lui sulle quattro ruote della Parigi Dakar insieme a lui. È stato difficile organizzare tutto questo evento, mettere insieme tutti questi personaggi importanti? A dire la verità no, perché non è servito nemmeno chiedere, tanta era la voglia di parlarne che è bastato accennare mi piacerebbe fare una serata per sentirmi dire sì, dai, quando? Dici di tu quando, fai tu. Per cui, se devo essere sincera, non lo è stato, perché i motociclisti hanno un cuore grandissimo e quindi non è bastato proporlo e è stato un sì subito, quindi no, non è stato difficile. Buonasera a tutti, da Roè è tutto.